Massimo, ci sei, sei pronto? Ma io direi che... Ok, dove... Tu sai se viene ancora qualcuno, no? Ok, dai. Tanto dobbiamo finire per le 7:30 al più tardi. Io ci sono. Sì. 7:30 come ipotesi. No, no, estrema. Per no, pura, pura nel ipotesi estrema in minimo. Ci minimo. Allora, va bene. Allora. Dunque, siediti, se così ti faccio partire lo streaming. Poi io mi alzo. Va bene. Adesso faccio fare un po' il registro della mia situazione. La risposta. Ok. Dunque, buongiorno ai nostri, al nostro pubblico. Allora, questo incontro che vede due, non ci sentono, quindi possiamo incensarli un momentino, questi due personaggioni, non premi Nobel o personaggi scientificamente ai vertici, no? Però sono due comunicatori, due persone, io li ho chiamati intervistatori di territori, no? Conoscitori di territori. Detective di territori, vi piace questo termine, curiosi, no? Che amano le proprie zone, questo me lo sento di dire, perché insomma basta dare un'occhiata ai vostri libri, e delle persone, belle persone che popolano questi luoghi. Quindi penso che siccome sono tutti e due giovani ancora, no? Però insomma, rispetto a me giovanissimi, no? Però insomma hanno un bel bagaglio che oggi verrà messo proprio a confronto, no? Allora, come nasce questo evento, velocemente? Nasce da un libro di Fabio Balocco, che è questo libro di Ormea che adesso ci presenterà, cioè il case study, no? Così facciamo anche un po' i fighetti un attimo. Il caso studio, per essere fedeli all'italiano. Dove Ormea, ridente località che tutti conosciamo, che ha avuto dei fatti passati, si, come tante località montane, va incalando, no? Si avvia il crollo, ma a un certo punto succede qualcosa che
le fa riprendere una strada di speranza, quantomeno, no? Di ripresa, di rivincita. Prendendo spunto da questo libro di Fabio, io gli proposi, ma perché non proviamo a ipotizzare un tema più ambizioso oggi, no? Invece di partire dal caso di Omena, magari con la presenza di un altro complice, no? Che poi è venuto fuori, Carlo Grande, altra bella penna della stampa, ma anche scrittore di territorio a sua volta, dove attraverso una chiacchierata tra voi due, viene fuori quell'immagine che a noi piacerebbe tanto fosse un must dei nostri amministratori locali, cioè la lotta al cambiamento climatico, la tutela dell'ambiente, come non solo obbligo morale, ma anche medico, sanitario, no? Salutare, ma anche un'opportunità di business, di recupero, cioè invece di andarsi a cercare l'investitore che prende il terreno vergine, si costruisce il McDonald's sopra e crea 20 posti di lavoro che poi spariscono magicamente dopo 6 mesi perché non funziona il tutto, lasciando terra bruciata, troviamo gente che valorizza quel territorio, ma valorizza l'ambiente, valorizza la fauna, la flora, i sentieri, cioè delle cose che possono servire per una difesa del territorio, una valorizzazione del territorio. C'è cascato Fabio Balocco e quindi sono oggi qui questi due bei personaggi ai quali io do subito la parola, che partendo dalle loro esperienze e mi hanno chiesto di fargli ogni tanto la domandina, si vede che hanno paura, secondo me sono due chiacchieroni, per cui se noi li facciamo partire vanno avanti per ore, dicendo anche cose interessanti. Però io chiederei invece l'aiuto vostro, dal momento che siamo in pochi, ma buoni. Se qualcosa che verrà fuori durante il dialogo di questi due signori vi stimola, Manina, io sono pronto a venire a sentire nell'orecchio e fare poi io la domanda o dare a voi la parola. Ok? Quindi oggi mi piacerebbe che uscissimo da questa ora e mezza, ora un quarto di possiamo chiamarlo dialogo, dai, che sta bene, no? Da questo dialogo con intanto una speranza nel futuro, no? Dove attraverso i casi che voi racconterete verrà fuori che c'è qualcuno che ce la fa, no? A mettere in pratica queste cose a vantaggio nostro, ma anche con qualche stimolo per, a nostra volta, nel nostro piccolo, provare a avviare delle azioni concrete. Quindi vi do subito le due sedie, tutte vostre, il resto di qua, fai il giro. E cominciate pure tranquilli. Buonasera. Comincio io. Buonasera, grazie al Centro Sereno Regis e Massimo appunto, per averci ospitato. Visto che ha parlato di quello, svelo il segreto, insomma, del perché io l'avevo appunto contattato, entro un po' in medio stress. Il libro su Ormea, sostanzialmente, da che cosa è nato e poi da lì prendiamo lo spunto appunto per parlare di tutto il resto. Allora, il libro su Ormea, è questo, sì, mi taglia che scompare, perché Ormea è un caso singolare, il sottotitolo. Perché questo libro? Il libro è nato in realtà da un caso, nel senso che noi passiamo spesso nella Valtana, per scendere in Liguria dal Col di Nava, e ogni volta che passavamo, praticamente io mi rivolgevo alla mia compagna, che tra l'altro è qua presente, e le chiedevo, ma tutte queste indicazioni, tutte queste località in mezzo al verde, che tra l'altro, appunto, se voi conoscete la Valtana, è una valle verdissima, bellissima da questo punto di vista proprio botanico e naturalista, eccetera. In queste località ci abiterà ancora qualcheduno?
E soprattutto io notavo appunto questi cartelli all'altezza di Ormea, prima anche agli Arezzi, però poi soprattutto appunto ad Ormea. E c'era un richiamo particolare che mi attirava, che era una stazione ferroviaria. Io sapevo benissimo che c'era appunto la linea ferroviaria Ceva-Ormea, anche se era dismessa, questa è una delle cose che poi diremo. E c'è una stazione, stazioncina prima di Ormea, che si chiama Eka Mineta Nasagò. Che a me questo termine, appunto, Nasagò, mi attirava da matti sostanzialmente. No? Dicevo, ma guarda tu che nome strano che abbiamo in Valtanna. Tra l'altro io non l'ho poi approfondito quale sia. Comunque, fatto sta che io fantasticavo sul fatto che lì magari non gli umani, ma gli gnomi ci potessero essere con questo termine appunto così strano. E comunque da questa curiosità praticamente nacque l'ulteriore, scusate perché mi sono dimenticato di... Scusate, adesso lo spengo ovviamente, mi sono completamente scordato. Sei un ambientalista perfetto con quella sigla sotto, suoneria. Il cielo è sempre più blu. Certamente. Io ero un appassionato di Rino Gaetano, quasi il massimo dei cantautori italiani. Comunque, nacque praticamente in me la curiosità appunto di approfondire la questione. Quindi andai prima di tutto su Wikipedia appunto a vedere la pagina di Ormea, poi vedevo che era stato anche scritto un libro dal sindaco sul passato appunto di Ormea, La Belle Époque si intitolava. Sostanzialmente appunto questa mia curiosità si implementò e io alla fine contattai il sindaco dicendo ma veramente appunto Ormea ha una storia particolare alle spalle. E la storia particolare detta brevemente è il fatto che Ormea aveva questa linea ferroviaria ed era una delle poche località dell'Altalpino raggiunta da una linea ferroviaria sull'Altalpino occidentale, e anche se ormai appunto era stata dismessa, aveva una cartiera che era la cartiera più attiva, una delle cartiere più attive in Italia e sicuramente delle nostre Alpi, famosa molto addirittura all'estero, addirittura in Turchia la conoscevano appunto per la sua produzione ed esportazione, però aveva anche il problema di tutte le località praticamente dell'Altalpino occidentale, che qua sottolineo occidentale, che era lo spopolamento. Proprio su Wikipedia avevo visto che praticamente Ormea aveva praticamente perso 3/4 della sua popolazione dall'inizio del 1900 praticamente, epoca in cui appunto c'era stata la cosiddetta Belle Époque. E allora appunto la curiosità di capire praticamente come era venuto appunto questo spopolamento, quali erano state le cause, ma anche capire appunto, dato che dentro me appunto io ci passavo, mi fermavo eccetera, e vedevo che soprattutto durante l'estate era molto attiva comunque l'amministrazione comunale, che c'era un'associazione culturale eccetera che gestiva gli incontri eccetera, capire come era appunto Ormea oggi. Da qua è nata appunto, poi il sindaco ovviamente si è reso disponibile, io mi sono fermato 3 giorni ad Ormea a intervistare le persone, è nato praticamente appunto questo libro, che in parte è un libro che spiega com'era Ormea un tempo e nell'altra parte, nella seconda parte, dice com'è Ormea oggi. Perché la singolarità di Ormea? Perché da quello che ho detto già si può in parte vincere. Ormea era una delle località più floride dell'Alto Alpino, quindi apparentemente c'è una contraddizione, cioè era ricca di attività, ma attività appunto anche c'era l'industria, godeva appunto di questo collegamento con la pianura notevole che era appunto la ferrovia, godeva di un turismo d'élite che veniva da tutta Europa. Ad Ormea all'inizio del 1900 venivano inglesi, venivano russi, adesso i russi ovviamente non potrebbero più venire, hanno battuto. E comunque appunto aveva addirittura la dependenza del Casinò di Sanremo, ecco, durante l'estate. Questo per dire praticamente appunto quanto fosse, quanto appeal avesse appunto questa località. Nonostante questo c'è stato appunto il crollo della popolazione, come praticamente dicevo prima, in più o meno tutto l'arco alpino occidentale. Però è venuto fuori anche questo, che il crollo della popolazione c'è stato nelle frazioni. Quindi questi 3/4 praticamente di popolazione che è venuta meno era quella, diciamo, più disagiata, quella legata all'economia montana, che adesso si vorrebbe, e qua sarà uno degli argomenti appunto che andremo a trattare, che adesso si vorrebbe, diciamo, riprendere sostanzialmente, no?
Devo dire che l'impressione che io ho avuto, e già mi aspettavo appunto di avere questo ritorno, parlando con le persone che ancora non tanto vivono, ma ritornano d'estate, eccetera, nelle loro case, che sono veramente pochi, è che in queste frazioni, in queste località, la vita fosse veramente dura, ovviamente. E quindi non appena appunto ci fosse stata la possibilità di andare via, queste persone appunto se ne sono andate. Quindi il popolamento in realtà ha riguardato più che il capoluogo, Fondo Valle praticamente di Urmia, appunto le frazioni che ne fanno appunto corona, cioè tutti quei cartelli che io vedevo appunto lungo la strada che mi indicavano appunto queste località. Alcune zero abitanti, cioè non hanno più residenti, altre ne hanno uno, due. Tanto per dire che io ero andato nella frazione che io ritengo che sia una delle più belle località che abbia mai visto sull'Alpino occidentale, che è Quartina. Quartina aveva 401 abitanti nel 1900, all'epoca appunto diciamo della Belle Époque. Quartina oggi ne fa 9 di abitanti. E spopolamento appunto completo. Ci tengo a sottolineare che è qualcosa che vale per l'altro filo occidentale, sostanzialmente, anche per quelle località, poi qua mi taccio e appunto prendo la parola a Carlo, anche per quelle località che uno penserebbe che invece lo spopolamento non avrebbe dovuto subirlo. Faccio un esempio: Vinabbio. Vinabbio, tutto sommato, è famoso in tutta Italia, cioè Sant'Anna di Vinabbio, l'acqua, no? Lo stabilimento che è in bottiglia, che poi appunto porta l'acqua, che è un must appunto in Italia. Vinabbio ha perso più abitanti di Urmia, proporzionalmente ne ha perso e continua a perderne. A Vinabbio sono andato a vedere appunto in questi giorni quanti abitanti ci sono. Vinabbio ne aveva 3.735 nel 1861 e oggi sono 653, questo per dire. Quindi nonostante appunto che ci sia ancora, anzi che ci sia un'industria florida, lo spopolamento appunto c'è stato comunque. Poi qua ci sarebbe da fare il discorso che l'imbottigliamento dell'acqua minerale è tutto praticamente meccanizzato, quindi in realtà di persone non è che hai necessità di averne tante, però uno pensa magari l'indotto, qualche cosa appunto, eccetera. No, Vinabbio continua a perdere. Urmia tiene. Quindi cosa si può fare per evitare questo depauperamento di persone, Carlo? Carlo ha molta più esperienza di me, da questo punto di vista. Non lo so, ma in realtà, buonasera a tutti, buonasera a voi che siete qui. In realtà non esiste una bacchetta magica, è banale dirlo, e però ci sono una serie di infrastrutture che andrebbero garantite alla montagna. Io vi faccio l'esempio. Questo dialogo si è creato anche in base a una serie di reportage che ho fatto per la stampa, proprio nell'anno del Covid, del lockdown, e che ho poi, come dire, aumentato e approfondito e messo in un libro. Faccio vedere anche questo. E questi temi li ho affrontati, perché li ho sempre, come dire, voluti mettere in primo piano. Vi faccio l'esempio, appunto, anche lì ne parlo, che è legato alla Valle Varaisa, a Ponte Pianale, che è un comune dove io vado da tanti anni, dove in particolare ci sono generazioni da parte di mia moglie di occitani che sono nati lì e vivono lì. Io scrivendo, adesso è solo perché è curioso, ma infatti ci dice che anche i toponimi e i nomi delle persone e il radicamento in certi luoghi è straordinario e forse va anche un pochino come un po' controcorrente rispetto allo spopolamento, ma è un segno di speranza. Scrivendo un altro romanzo che è sempre abbastanza glocal, che è La Via dei Lupi, io ho trovato e ti ha ambientato tra Bardonecchia, l'Alta Valle di Susa, e Ponte Pianale, perché il signore di Bardonecchia, questo ribelle, questa specie di Braveheart del 300, e aveva una casa forte, aveva il castello a Bardonecchia, la Tour d'Amont, e aveva anche una casa forte lì a Castelponte. Allora, io guardando dei documenti del 300 ho trovato i nomi dei nonni anche di mia moglie. Quindi si sono trasmessi dalla metà del 300 questa enclave, no? Che è ancora presente,
o che si è dispersa verso, al di là del Colle dell'Agnello, verso Marsiglia, verso l'Alta Provenza, la Provenza medesima, Nizza, e fanno ritorno però. Ecco, qualcosa, io vorrei dirlo un po' alla Simone Weil, questa idea non è ancora morta e va rispettata e va, come dire, implementata. Ritornano ad esempio a Ferragosto, nella settimana di Ferragosto, o nelle due a cavallo, riempiono il paese, si trovano nella piazza di Maddalena, che è questa frazioncina, no, al fondo della diga, e parlano in occitano, le persone più anziane, però parlano occitano. Quindi c'è qualcosa di profondamente radicato in questa popolazione, e parlano occitano anche i giovani, o quelle persone più giovani. Non so farvi tutto il discorso, l'ho scritto anche, legato all'occitano, ma è uno dei perni della base dell'Italia, della lingua italiana. Dante, le uniche terzine straniere che mette nella Divina Commedia sono in occitano, di Arnaut Daniel, che era un trovatore. Ma allora, un po' un abbozzo molto umilmente di risposta per i giovani che vanno in montagna. Servono delle infrastrutture. Intanto la settimana di Ferragosto bisognerebbe avere l'internet funzionante e possibilmente anche la voce, no? Perché non bastano i dati, a volte è proprio un tale sovraccarico, la team è quasi assente, tanto per non fare dei nomi, no? Ma Vodafone già funziona leggermente meglio, ma per dirvi, l'UNCEM, no? L'Unione dei Comuni Montani di Buzzone, che è attivissimo, ha fatto proprio una specie di mappatura e ha invitato le persone a dire: io naturalmente ho scritto a me su confessionale. Se un ragazzo giovane deve andare, o una famiglia di giovani deve andare a
preoccuparsi poi di che cosa succederà tra 2 anni, quando tutti i negozi dell'internet, non solo di Oppazzano, saranno chiusi, perché ovviamente sotterrati dai prezzi e dalla velocità di consegna di Amazon, e la gente che aveva trovato un posto di lavoro non ce l'avrà più, oppure ce l'avrà in una sede a 300 km di distanza, dove ovviamente fa avanti e indietro tutti i giorni, no? Ecco, e in più, invece di dargli, se proprio vuoi dare il via a favorire questo insediamento, dagli un qualcosa di rovinato, cioè un terreno industriale abbandonato, ce n'è 3.000, ce n'è proprio qui, no? Rivalsa, c'è di tutto, no? Niente, questi qua, io ho ascoltato quando hanno letto le varie osservazioni, c'era qualcuno che, dei consiglieri di opposizione, che ha tirato fuori quello che diceva Salviamo il paesaggio, no? Occhio, che qui ci sono delle obiezioni preoccupanti. Uno di questi ha detto, no, ometto, ma noi dobbiamo bloccare il lavoro qua, l'edilizia, eccetera. Allora, qui bisogna cambiare la coscienza dei cittadini, ma non solo cambiare la coscienza, ma anche fare cultura. E prima dei cittadini occorre farla su chi li amministra, che secondo me deve avere una doppia valenza, è quello che deve guidare il cambiamento, ma anche stimolare le persone a informarsi, andare a fondo delle cose, non a fermarsi al primo bla bla che fa un sindaco, un consigliere, eccetera, che potrebbe essere giustissimo, ma potrebbe anche essere una cavolata pazzesca, no? Mi taccio, però avete conosciuto dei casi buoni? Tiriamoli fuori. Cioè, perché un certo comune, immagino per le persone, è riuscito a fare certe cose, no? Perché qualcuno ci ha creduto e è andato avanti in fondo. Per fortuna ci ha azzeccato, per fortuna era in gamba. Allora, cosa, secondo voi, com'è la situazione? Io ricordo, ad esempio, te lo ricorderai anche tu, le Alpi Marittime, io ricordo i tempi delle Olimpiadi, il sindaco, se ricordo bene, di Chiusa Peso, che aveva riciclato qualche milionata di euro per fare degli assurdi chilipe, che lì obiettivamente già sono in crisi, no? Quindi degli esempi buoni ci possono anche essere, però ce ne sono altri, appunto, che sono totalmente miopi. Sono rara avis, per me. Nel senso che giusto oggi è uscito un post che ho scritto, grazie tra l'altro a un mio amico naturalista, sulle isole Eolie, che sono state interessate, quindi andiamo dall'altra parte d'Italia, ma per rispondere appunto comunque alla tua domanda, che sono state interessate da quel tremendo incendio che ha distrutto praticamente l'isola di Stromboli, buona parte dell'isola di Stromboli, che vive grazie alle sue bellezze, ovviamente. Adesso è deserto, grazie ad una fiction della Rai che si intitolava Assurdità, Protezione Civile, no? Sì, il titolo era quello, quindi doveva partire un piccolo incendio, lo dovevano ovviamente domare, peccato che l'hanno fatto partire con lo scirocco e l'incendio ha disastrato l'isola. Questo per dire la stupidità della Rai, perché poi dietro c'era la Rai, vabbè, non è la Rai ma è la solita società privata che sta gestendo, appunto, comunque si chiamava Protezione Civile, doveva fare un piccolo incendio e ha distrutto l'isola. Comunque, lui mi diceva, quando ci fu l'incendio diversi anni fa a Pantelleria, un incendio colposo comunque che aveva distrutto una parte dell'isola, gli isolani vollero, per evitare appunto che in futuro ci potessero essere altre situazioni, gli isolani vollero, e i sindaci appunto erano d'accordo, che si facesse il parco nazionale. Era già previsto peraltro per legge, però voi sapete che i parchi nazionali, come qualsiasi parco, anche regionale, ci deve essere l'accordo praticamente con le popolazioni locali, non è che poi appunto farlo cadere dall'alto. E lì fu la stessa appunto popolazione isolana a volere il parco nazionale. Cioè, da quando c'è il parco nazionale è aumentata, che già era alta la posizione turistica, è aumentata ancora di più. Nelle isole Eolie le amministrazioni sono assolutamente contrarie. Sono contrarie perché c'è la lobby ovviamente del cemento e delle seconde case, che continuano appunto a realizzare nonostante i vincoli che ci sono, e i cacciatori, che è una delle specie in via di estinzione, però ancora voce in capitolo. Quindi questo è il contrasto appunto tra due amministrazioni, intese
in senso lato, una sensibile e l'altra invece assolutamente legata al qui e ora, ecco, sostanzialmente. Lui concludeva la chiamata che abbiamo fatto, diceva, poi per la carità adesso ci sono le elezioni, guai parlare di ambiente. No, guai a non parlare di ambiente, ma guai a fare. Ah, beh, sì, certo, certo. Perché la transizione ecologica è sulla bocca di tutti. Solo sulla bocca. Io credo, e mi viene in mente una cosa di 30 anni e anche più fa, quando ho cominciato a scrivere per la stampa, anche su Tutto Scienze, tra l'altro siamo nel posto dove Nanni Salio, ed era stato anche grazie a lui che avevo, lui scriveva. E io ricordo, e in tanti casi siamo ancora a quel livello lì, la guerra tra verdi e rossi, semplicemente. Perché i cosiddetti rossi, come dire, la sinistra era preoccupata esclusivamente del posto di lavoro, no? E i verdi, che potevano essere dello stesso ceppo come me, che ho sempre avuto, come dire, una predisposizione per quello, ma erano considerati come dei raccoglitori di carta o innaffiatori di petugne, no? Semplicemente. Io ricordo, c'era un collega che mi diceva, ah, ma tu sei uno di quelli che si fa la barba col pennello per non fare il buco dell'ozono. Io non vi dico cosa rispondevo, però... Allora, questo contratto, che è fittizio poi alla fine, perché è semplicemente mio per non vedere se distruggi un territorio, come all'Ilva o come... E oggi queste cose vengono. E oggi forse fanno finta più a... Anzi, senz'altro, fanno più a parole che nei fatti, sono tutti diventati ecologisti. Forse possiamo nutrire un pochino di speranza nei confronti dei più giovani della generazione, che anche lì ha delle caratteristiche anche un po' contraddittorie, però quelli di Greta con le loro borracce o con... Però... Ma io penso, adesso faccio un po' il catastrofista, ma se andiamo avanti così, tempo 2 o 3 anni, siamo tutti a Ormea, come sì, minimo. Certo. Torino, chi certo. Ci vive più? Ma certo. No? Ma no. È lì anche una delle occasioni. Dal punto di... Allora, se quello potesse servire a farvi preparare un po' più rapidamente, secondo voi può esserci un incentivo, può essere usato come leva questo? Occhio che voi potreste essere quelli che ospiteranno le masse che scapperanno dai posti abitabili, no? Sì, anche se c'è da dire... da dire anche questo, spesso un'altra lancia magari copro, nel senso che non bisogna neanche puntare troppo sul turismo, ecco, cioè perché ad esempio, tanto per dire, la Valmaira è un esempio che viene portato anche a letto, anche perché tra l'altro è stata in parte ricolonizzata proprio da stranieri, poi tu ne hai anche conosciuto, no? Però diciamo, scommettere soltanto sul turismo è un azzardo. Nel senso che se poi ti capita qualche cosa come è capitato col Covid, sei veramente con rimani in braghe di tela. Cioè, io ho conosciuto appunto i valdostani che hanno chiuso in Val d'Aosta, sì. Proprio per il fatto che puntavano solo sul turismo. Cioè, bisognerebbe appunto ricreare quello che dicevo prima, un'economia in cui si inserisce anche il turismo, ma non puntare solo sul turismo. Leggevo oggi proprio sul Fatto Quotidiano che riportava un articolo sulla caduta delle presenze e sulla chiusura degli esercizi commerciali a Venezia e Firenze in questi 2 anni, certo, che vero. Non c'è più nulla che non viva solo ed esclusivamente appunto di turismo. È un esempio limite, ma lo stesso esempio mi faceva questa mia amica naturalista alle olie praticamente, la cultura della terra è stata completamente abbandonata. Anche i pescatori vanno semplicemente fuori a portare i turisti a tirare sulle reti, ma anche quello in funzione del turismo. Cioè, è una scommessa che può essere perdente, ecco, puntare solo su quello. No, io parlavo proprio di riconvertire, cioè riaumentare, ricreare un tessuto territoriale, con una popolazione che poi... Economia primaria. Certo, economia primaria. Non dimentichiamoci che, tra l'altro, vorrei qua una parentesi, il turismo... parlo a livello generale, è considerato l'industria più inquinante al mondo, tra l'altro. Purtroppo il culturismo ormai da sociologi è considerato un'industria
Forse l'industria militare, ma non è mai considerato l'industria militare da parte. No, a livello di produzione di anidride carbonica, è il primo è il turismo nel mondo. Basti pensare ai voli low cost, basti pensare alle navi da crociera, perché tra l'altro appunto uno viene a pensare che il turismo è terziario, non è vero, perché dietro al turismo appunto c'è la costruzione degli yacht, c'è la costruzione delle navi da crociera, c'è la costruzione delle seconde case, dei resort e quant'altro, quindi in realtà appunto è un terziario che è secondario in realtà, secondario e terziario. Il territorio, scusa, ti dico, va gestito sicuramente o con il numero chiuso o anche con un pedaggio. Basta magari che la montagna è un sistema fragile e ora un'economia diversificata, quindi non solo. Il turismo è una leva, ma va gestito così, in modo molto equilibrato. Scusa, non volevo interrompermi, mi è venuto in mente del pedaggio, cioè basta mettere magari 3 euro, che sono veramente, ma neanche ormai una birra. E magari ci sono delle persone che non vanno, certo. Non si scaraventano tutti in quel momento lì. Toni Farina, che voi conoscete, sì. Che è il rappresentante dell'associazione ambientalista proprio all'interno del Parco del Gran Paradiso, dice sempre: il problema del turismo dovrebbe essere risolto dalla città metropolitana di Torino, certo. Perché parte da lì il problema, non parte dal fatto che arrivano tutti a Ceresole e vogliono salire sul Colle dei Nivoli. Devi cercare di in qualche modo selezionare prima, dare appunto dei mezzi alternativi, eccetera. Se ne dovrebbe preoccupare Torino del Gran Paradiso, invece se ne frega ovviamente, no? E arriviamo al comune di Ceresole che a sua volta se ne frega, ma tutto su. Però guarda che c'è una costante attenzione al Fast and Furious, Eurovision, oltretutto accentrato, voglio dire, si sciacqua la bocca con le periferie. Io vengo orgogliosamente da una periferia che è la Barriera di Milano e invece si porta tutto in centro. Allora anche questo è nella microscala torinese è un discorso assurdo. Certo. Come si dimenticano le periferie montane, delle terre alte, delle terre vuote, si dimenticano le periferie che sono lasciate in balia di se stesse. Sul territorio, scusami, volevo solo dire una cosa. C'erano stati diversi reportage anche avevo visto in televisione di Report e ho visto in America su Amazon questi grandi hub, no, che vengono terra bruciata. Purtroppo lì non sono così tanto ottimista, quello che c'è, stanno distruggendo anche la distribuzione, ho visto negli Stati Uniti dei supermercati, ci sono dei centri commerciali che hanno sbaraccato, sono vuoti, perché ormai il commercio è quello online. L'unica domanda, diceva uno di questi intervistati, un americano, un sociologo americano, diceva: quale sarà la prossima forma di commercio? Perché adesso c'è l'e-commerce. Il domani è un punto interrogativo, perché ormai il capitalismo d'assalto, ormai la globalizzazione neanche più tanto, con gli ultimi eventi anche bellici, però sta già pensando a qualche cos'altro. Che potrebbero essere i droni, che potrebbero essere non so bene che cosa, ma lì me la vedo male, certe volte non vorrei neanche pensarci. Perché... Ecco, siamo nella casa della non violenza, no? Qui sei arrivato opportunamente a collegare i discorsi che si facevano prima con quello che sta succedendo, questa è violenza, Violenza fatta ai cittadini, al sistema, alla cultura, all'economia, alla libera imprenditoria, eccetera, eccetera. E vorrei fare una battuta e dire probabilmente gli unici che si salveranno sono i russi, perché non c'hanno più McDonald's, no? E allora forse almeno quello se lo evitano. No, a parte le battute idiote. Quelle influencer hanno tagliato le borsette. Esatto, esattamente. Avevano una coscienza politica formidabile. Io sono sempre stato un ottimista, no? Adesso sono pessimista, da detta, non so se è l'età o cosa, però il mio pessimismo mi fa dire che se ci aspettiamo un cambiamento dall'alto diventiamo vecchi, anche chi è giovane. Secondo voi partire dal basso,
no? Allora, il basso vuol dire partire dal comune, comune montano, comune campagna. Abbiamo 8.100 circa comuni, no, in Italia. Partire da questi, andare a chiappare, fare il lavaggio del cervello al sindaco un po' più sveglio degli altri, con gente giovane, e cominciare a trasmettere un virus, no? E a vedere che cosa riesce a mettere in pista lui. Secondo voi si può fare una cosa di questo genere? Oppure avete in mente altri rimedi possibili per velocizzare un pochino, o comunque arrivare a una svolta? Perché qui siamo sempre più giù. Sul positivo devi parlare tu, sai che io di solito sono la voce negativa, quindi... Ma dei influencer! No, influencer. Non in termini di cemento. Ah, c'è una domanda. Prego. Ma io non sono così tanto d'accordo sull'analisi delle cause. Lo spopolamento nelle aree, soprattutto nelle Alpi occidentali, è prevalentemente legato al frazionamento fondiario che caratterizza tutta l'attività agricola, che ha caratterizzato tutta l'attività agricola, per cui da una situazione di sussistenza noi non siamo stati in grado di presentare invece nuovi tipi di aziende in grado di rispondere al mercato. E quindi la gente è andata via. Se noi guardiamo il paesaggio nostro, le nostre vallate qui, quelle francesi al di là, già al 50% meglio delle nostre, se poi andiamo in Svizzera e in Austria, vediamo che c'è una differenza fondamentale, e là cosa c'è? Mare chiuso, l'azienda ha 35 ettari media di dimensione, no? Allora, forse per far tornare che il paesaggio è legato all'esistenza di un'attività agricola forestale molto ben curata, perché le Alpi non sono un qualche cosa che deve essere come le Alpi canadesi, come le montagne canadesi, completamente impercorribili, no? Io ho avuto dei colleghi canadesi che sono venuti a vedere i larici pascolini in Italia e non facevano che dire wonderful, wonderful, no? Perché servono sia agli animali selvatici che ai domestici che alla fruttività umana, no? E quindi queste cose qui hanno un peso. Il paesaggio svizzero è il risultato di un'attività agricola montana e pastorale eccezionale, accanto questa naturalmente integrata da un'attività forestale. L'Austria è nella stessa identica situazione, la Francia come associazioni fondiarie è a metà strada tra la Svizzera e l'Italia. L'Italia è all'ultimo posto. Il Piemonte è salvo l'Alpino orientale, che è più simile appunto all'Austria. C'è il mare, c'è il mare chiuso, quindi il mare chiuso, un'unità produttiva c'è. È chiaro che io ho partecipato a un tentativo di fusione di 5 aziende a mare chiuso, sì, che mi dicevano vogliamo fare un'associazione fondiaria, perché era appena nata la legge sulle associazioni fondiarie qui in Piemonte. Io dico, ma siete in 5, avete tutti i 5 una meccanizzazione che ciascuno vale per 5, quindi incominciate a vendere 3 organizzazioni meccaniche di tutte le aziende e ne tenete una di riserva e l'altra la usate. Poi gestite globalmente tutta la superficie e vi ricavate dei tempi liberi, perché c'è anche questo discorso. Non si può lavorare dal 1° gennaio al 31 dicembre, ore 24, perché ci sono gli animali da mungere, c'è il formaggio da fare, compagnia. Bisogna riuscire ad avere dei periodi di riposo, e questo nasce da un'organizzazione produttiva diversa. E allora nella zona di Brunico queste aziende, queste 5 aziende si sono riunite in un'unica azienda, hanno fatto una stalla interrata per i 250 capi che erano messi insieme, le vecchie stalle le hanno trasformate in ristorante, in zona di assaggio, in zona di produzione e compagnia. Fino a quando non li compra per i netti. Vabbè, la fine è quella, no? Se sono poi stupidi da vendersi a fare i netti, e allora poi a un certo punto dovranno darsi la martellata sulle, sulle dita dei piedi. Però funziona. E in Svizzera noi vediamo che il paese.
paesaggio e i risultati di un'attività agricola forestale esemplare. Allora, perché non possiamo fare una cosa analoga? Si tratta di ricreare con le associazioni fondiarie delle superfici di adeguata ampiezza. Dobbiamo cercare di ridurre il peso dell'allevamento intensivo di pianura, che sotto un certo profilo è il peggiore di tutti dal punto di vista del rilascio carbonico, no? E dire in pianura produciamo alimenti direttamente utilizzabili dall'uomo e non attraverso l'uso dell'erbivoro, e l'erbivoro lo mettiamo a consumare l'erba. Lo mettiamo a consumare l'erba e il consumo dell'erba in modo razionale evita l'uso di qualunque concime. Cioè, i pascoli si mantengono semplicemente con il rilascio delle azioni e delle urine degli animali pascolari. E questo determina un ambiente bellissimo, una fruibilità e una utilizzabilità da parte dell'uomo notevole, una biodiversità eccezionale e poi un accumulo carbonico che in combinazione è quasi il doppio di un bosco, perché un pascolo ben gestito accumula 7 tonnellate ettaro annuo di carbonio contro i 4 di una faggeta. Quindi anche lì noi dobbiamo discutere contro la mania adesso di fare boschi dappertutto. I boschi vanno fatti dove vengono bene, ma dove ci sono le boscaglie di invasione non sono boschi, quelli devono tornare a quello che erano prima o al massimo essere trasformati in arboreti caseari, cioè, che reggono di più le variazioni climatiche, la siccità. Quindi noi abbiamo una situazione di incompetenza e di gravissima incapacità ad affrontare i problemi cominciando dalla BC. L'insediamento montano parte da un insediamento di volte il primario, che deve essere poi ovviamente integrato con un secondario, con una trasformazione, con una valorizzazione turistica di quello che può creare. Tra 10 anni, l'inverno sulle Alpi perde metà del suo interesse, certo, dal punto di vista certo. E invece sta riacquistando il turismo della lettura del territorio, e il territorio nasce da una conservazione di attività produttive montane. Oltretutto i prodotti che si ottengono in montagna sono di qualità sia gustativa che nutraceutica infinitamente superiore a tutti gli altri. Un grana padano è cancerogeno, tanto per essere espliciti, mentre una toma prodotta in montagna con erba, non con latte portato in montagna, con latte ottenuto in montagna e trasformato in montagna, è curativo. Abbiamo questo indice del rapporto acidi grassi omega 6 omega 3, che nel grana padano è 6, 7, 9, 12 a seconda della stagione, no? E invece se noi andiamo a prendere un price and tip fatto bene, 0,00. Questo vuol dire che abbiamo, quindi, delle opportunità incredibili. Sintetizzando quello sintetizzando. Che ti ha detto, no? Allora, mi pare di sentire dalle sue parole che non dobbiamo aspettarci che i nostri politici imitino gli svizzeri e gli europei. L'idea dell'interessarsi dal basso dei sindaci, questa è secondo me la strada da percorrere. E i privati, perché, i privati ovviamente, no? Ovviamente i privati, perché il sindaco può dire, ma bisogna risolvere il problema del frazionamento. Il problema del frazionamento si risolve con due modi. Si dice, facciamo l'associazione fondiaria e quindi poi possiamo gestire le superfici. Oppure ognuno si pulisce il suo pezzo, sì. Se non lo pulite, anche perché gli incendi davanti su l'ha dimostrato nel 19, no? Cosa vuol dire non pascolare? È bruciata a mezzo davanti su. Gli unici pezzi che si sono salvati erano quelli pascolati. Allora facciamo certe cose, no? Evitiamo certe cose. E quindi questo aspetto va curato. E se il sindaco parte dal concetto che la proprietà non può essere un danno alla collettività, tutti i pezzettini non curati devono essere tassati per poter avere a livello comunale tutta la facciatura. Ecco, però riescono a farlo
lo fa, mi sembra che in Francia ci siano delle leggi ben diverse da quelle sullo spalcio, sul... Prima di tutto c'è la legge sulle associazioni mondiali, che basta che il 50% più uno dei proprietari di un'area decida a favore e la società mondiale la fa il danno. In Italia questa idea non è stata accettata e quindi per fare una legge regionale sulle associazioni mondiali abbiamo creato un meccanismo di volontari. Però comunque sono 40 le associazioni mondiali ormai che molte, no? Qualcosina c'è in Lombardia, in Friuli, no? In Sicilia. Ci manca una legge nazionale sulle associazioni mondiali da poter dividere gli ultimi. Perché adesso le regioni che non hanno potere in termini fiscali hanno detto che le associazioni mondiali sono senza fini di lucro. Ma io sul mio terreno, dopo qualche anno, mi piacerebbe ricavare qualche utile. Allora, questo può essere con una legge nazionale. Se ci fosse una legge nazionale sulle associazioni mondiali, noi potremmo raggiungere la Francia in un tempo relativamente breve, no? E sarebbe già un grosso risultato. Quindi, in sostanza, politici nostri in grado di affrontare questo tema, mi pare adesso non ce n'è. Un'azione possibile potrebbe essere quella di prendere queste buone pratiche, no? E andare a venderle tramite comunicatori come voi due a chi amministra dei comuni piccoli, medio piccoli, no? E cominciare a creare delle nuove iniziative. Quindi, da Carmino. Carmino Upe, Carmino ha avuto la prima associazione mondiale. Sì. Il terreno, prima dell'associazione mondiale, valeva 30 euro l'ettaro. Dopo l'associazione mondiale, dopo 5 anni, vale 1000 euro l'ettaro. Quindi la gente lì ha detto, però non ho preso degli utili, ma il mio pezzo, perché noi dobbiamo arrivare con i terreni frazionati montani a una società di particelle, anziché per azioni, sono le particelle. Ognuno se le compra, se le vende, ma come vuole. No. E in questo modo noi potremo tornare ad avere, allora in quel caso lì si può avere dei giovani che vanno a insediarsi in montagna, adeguatamente formati. In Francia, per esempio, un giovane che dimostri di avere una formazione adeguata riceve 250.000 euro per avviare la sua impresa per 39 anni, va bene? All'1%. Allora capite che diventa. Da noi l'insegnamento ai giovani agricoltori arriva un finanziamento medio di 40.000 euro, vanno a fare un viaggio, si sposano o comprano un trattore e tutto finisce così. Cioè non si affronta il discorso della dimensione dell'impresa montana. E poi c'è il discorso dell'integrazione tra le imprese. E chiudo perché non voglio... L'associazione mondiale in montagna, d'inverno cosa fa? Si mette d'accordo con un'associazione mondiale a collinare e si spostano gli animali. Noi lo stiamo facendo con gli svizzeri. Gli svizzeri ci mandano in provincia di Alessandria a svernare le mandrie di Aydan, che usano per pulire i territori montani e fare quindi il loro paesaggio magnifico, come lo definiscono, no? E d'inverno costerebbero 10 euro al giorno. Invece portati a pascolare in provincia d'Alessandria, 1 euro al giorno. E allora li portano giù. Ecco. Ma lo fanno gli svizzeri, noi non siamo capaci. Ma è possibile una cosa? Allora, due libri avete già da scrivere, magari a quattro mani. Il primo è una bella intervista a Provigoro, da cui viene fuori la proposta che nel libro successivo saranno interviste a 20 sindaci, 50, quello che sarà, cercando di avere un ok da parte loro, cioè mi piace l'idea, la messo in pratica. Faccio io da disseminatore, no? È un problema drammatico anche per l'Appennino, ovviamente. Certo. Abbiamo detto altri, ma abbiamo la spina dorsale d'Italia. Certo. Ci sono... Stiamo qua, calma. Non ci allarghiamo. Come cosa io sono andato a fare la società mondiale, l'altro piano che c'è tra Avellino e Foggia, no? A 1000 metri, e lì c'è un paesaggio stupendo, se è pascolato.
altrimenti diventa una boscaglia impercorribile che brucia tutti gli anni, oltretutto, no? E che poi rovina definitivamente il territorio, perché tutte le volte che c'è un incendio da bosco o da erba secca, poi vengono la felce aquilina e la felce aquilina non si riesce più a mandarla via, no? E quindi è una cosa drammatica l'incendio. Bisogna riuscire a mettere insieme queste cose. Però mi sembra che la leva sia anche molto normativa, perché io l'ho presentato questo con, e c'era un paio di in Langa, c'erano anche degli ottimi vini, quindi sono arrivati anche, adesso esagero, ma alcuni un paio di senatori del PD, uno di loro ha parlato di una legge nefasta proprio, che è stata quella sugli incentivi per costruire capannoni, cioè che hanno creato un meccanismo perverso per cui venivano detassati. E adesso nel giro di qualche anno abbiamo visto il territorio come si è, di qualche anno, di non qualche decennio. Quindi adesso, da lì tante volte. Sta arrivando sulla testa una bella legge regionale, vedrete tra pochi mesi, con una moratoria pazzesca sulle costruzioni su terreni verdi. Siccome ne abbiamo tanti, vedrete. Fare un corso a mandarli in Finlandia. In Finlandia non c'è terreno destinato all'industria o all'artigianato che sia privato. Non c'è. Perché tutti i terreni, a fronte di una dimostrazione che servono per costruire un determinato fabbricato, vengono concessi a livello gratuito all'impresario, dopodiché se l'attività cessa, quel fabbricato torna a essere di proprietà dello Stato, che lo rimette in giro di zone vuote come noi abbiamo alla periferia di Torino, dove è pieno di capannoni abbandonati di tutti i generi, non ce n'è neanche uno, perché prima di fare un secondo fabbricato vai a vedere che non ce ne sia nessuno di vecchio abbandonato. Questo riuso, riutilizzo, ristrutturazione è una parola che non attribuisce. Perché gli oneri di urbanizzazione sono più belli, più grossi, quando è nuovo. Rovinare superfici di quel genere lì. Vi abbiamo rubato la parola. No, ma è stato interessantissimo, sicuramente, certo. La parola d'esperto. Riprendente, abbiamo ancora un quarto d'ora. No, quello che volevo dire, ricollegandomi a quanto diceva Carlo prima, che indubbiamente appunto c'è un problema di norme che dovrebbero essere appunto ovviamente messe in campo e poi di attuazione di conseguenza, ma a monte delle norme c'è la mentalità dei politici che effettivamente purtroppo continua ad essere quella di sempre. La stragrande maggioranza dei politici, non soltanto a Roma, ma a me viene in mente, ad esempio, faccio un esempio del Piemonte. Un ruolo politico che ha il presidente di un parco del Devero, no? Il Devero è gestito da una presidentessa leghista, ma lasciamo perdere il fatto che sia leghista, perché voi sapete che sono sempre di estrazione politica, no? Questa qua è favorevole che venga realizzato il domestic hub a fianco del parco, praticamente, che sarebbe il più grande progetto attualmente nelle Alpi, il più grande progetto nelle Alpi, è favorevole. A parte il fatto che è favorevole anche l'abbattimento dei lupi, perché dice che bisogna appunto tutelare la pastorizia e i lupi danno gli altri. Ma comunque appunto è favorevole addirittura appunto al... lei dice proprio... Sei proprio... Questo problema c'è, tipo Mongolia. Mongolia sono molto più avanti nel gestire il lupo. Non lo voglio eliminare. Certo. Gestire un conto, lei parla proprio di eliminazione, perché comunque la base della cultura leghista è legata ai cacciatori, certo. Quindi quello non è lì. Ma per tornare al discorso appunto del cambio di mentalità che bisognerebbe fare, a marzo di quest'anno è uscito Neve Diversa, che è il dossier che ogni anno fa Lega Ambiente proprio sugli impianti di sci, che riguardano direttamente ovviamente le Alpi e gli Appennini. Ora, nonostante che ci sia il riscaldamento climatico. Quindi dall'anno scorso a quest'anno hanno chiuso 51 impianti, no? 51 soltanto in un anno per mancanza di neve, oppure perché non c'è la gente sufficiente, anche perché c'è una diversificazione nelle ciaspole, nello sciampinismo e quant'altro, quindi molti nelle piste non ci vanno più. Nonostante questo ci sono 18 regioni in Italia che pensano appunto di fare degli ampliamenti di
impianti di sci. Già esistenti, li vogliono ampliare. Alcuni nell'Appennino, in zone che palesemente, tra 10-20 anni non avranno più niente. Cioè, anche prima. Io dico sempre che spesso i politici sono, talvolta sono corrotti, talvolta quasi sempre sono legati alle lobby, ma talvolta sono semplicemente scemi. Scemi, incapaci. Talvolta sono stupidi, perché non puoi pensare a una cosa del genere e farti dare tra l'altro i finanziamenti, che in questo caso tra l'altro in una località in particolare verrebbero proprio dal PNRR. Sì. Però io volevo spostare leggermente su un tema che è lo stesso, ma è più culturale, e l'avete detto anche voi, il cambio di mentalità, perché sì. Le infrastrutture servono, ma quando abbiamo il politico che o per sua insipienza o scemitudine o ignoranza fa delle scelte che sono perniciose, allora a quel punto è anche un fattore di gusto collettivo. Allora, se la montagna viene considerata solo come un piano inclinato per sciare bello, io faccio anche ogni tanto sci alpinismo, però se l'unico obiettivo guardando alla montagna è creare il frisson dentro di me, io la voglio utilizzare solo per quello, quindi voglio la pista per lo slittino, voglio il... Invece, se cambia la mentalità delle persone, e siamo nella mentalità fast and furious in quel momento, in questo, quella adrenalinica, se invece la montagna viene anche vista o vissuta come un elemento anche in parte, non del tutto, ma anche di relax, di ossigenazione, anche di dialogo, no? Di possibilità di creare una rete di persone, allora abbiamo una prospettiva completamente diversa. Oggi quello che invece viene continuamente dal punto di vista psicologico pompato è il fast and furious, è semplicemente il divertimento. Divertimenti si chiamano. Certo, ma dietro c'è un'attitudine psicologica che è la stessa che troviamo, per dirvi, nel centro di Torino quando ci sono i weekend. Abbiamo provato, o almeno io lo proverei, a portare un po' di cultura anche nel mezzo della movida. Ma se la movida, se sabato sera, domenica sera, ormai il venerdì e il giovedì e quant'altro, è esclusivamente andare lì e fare binge alcol, cioè ubriacarsi e sentire musica a palla, allora siamo su un'altra dimensione. Quindi è quello che vorrei un pochino sottolineare. Bisogna lavorare moltissimo anche sull'immaginario. Cioè, di cultura, cioè dare una possibilità anche a questi ragazzi nelle scuole, sì, andare certamente dai sindaci, che a volte sono proprio dei ragazzi, perché in montagna li eleggono con un pugno di voti, ma fargli quel discorso, dirgli guarda che esiste anche un'altra alternativa, magari ti diverti pure di più. Comunque c'è qualche disponibile, c'è. Io ho contatti con tanti. Non è che lo considerano, no, certo. No, però anche da fare. Certo. Io ne approfitterei per fare una domanda su questo fatto, cioè sulla... perché la figura del contadino, ovviamente della figura della montagna, è quanto di più lontano è affilato il termine cultura, no? Si dice quelli che vivono nel bricchio, il contadino come l'ignorante. E questo è, secondo me, il punto che non trascurerei, perché secondo me c'è ancora un retaggio di questo genere nella nostra, anche nella letteratura. Cioè sempre. A me piacerebbe che si riportassero le cose a posto, cioè che si parlasse delle questioni per quello che sono, nel senso che a me quello che ho parlato anche di politica, cioè quello che a me fa paura è l'idea di poter tenere insieme cose che non si tengono insieme. Cioè, per esempio, non si può tenere insieme l'Ilva e la produzione agroalimentare di buon livello, no? Cioè, devi scegliere, devi fare una scelta. E questo è quello che secondo me manca davvero in moltissimi. Non si rendono conto, cioè, per dire, quando si parlava delle nuove centrali nucleari, se ne ipotizzava una a Fossano. E poi cosa fai? Hai la centrale nucleare a Fossano e la produzione della langa? Sapete cosa è successo a Tricastin, dove c'erano la cosa di Tricastin, che è fallita completamente perché lì c'è un reattore nucleare. Scusate, sto facendo una confusione. Ecco, e poi c'è questa confusione, cioè perché poi ci fanno gli eventi culturali, ma poi al Festival dell'Economia di Torino c'è Mahmoud, e al Festival, e al Salone del Libro c'erano
bolle ed retini. Cioè, c'è qualcuno che fa confusione. C'è qualcuno che fa confusione. Questa confusione non ci aiuta. Ma se lo fa la confusione la fa... No, no, ma è perfettamente... Se questa confusione c'è già, o magari non c'è, hanno le idee molto chiare, vogliono semplicemente far numero, far cassa, ma c'è già anche nel, come dire, nella cosiddetta sua disagio elite culturale, in questo caso torinese o del Salone del Libro, allora veramente non ci siamo più, non ci siamo più. Ma questo io l'ho sentito dire anche, vogliono esattamente quello. Quindi se la cultura è diventata quello, allora facciamo qualcosa che sia anticulturale. Forse lo fanno di più nell'Alta Langa, dove si stanno cominciando a chiedere se vogliono diventare come la Langa della Morra, la Disneyland del vino, e dove anziché un po' di diversità, perlomeno di biodiversità, quindi un po' di bosche, vedranno arrivare magari assegni milionate di euro per mettere vigneti, per mettere noccioletti e per vedere i pullman di gente che va lì e beve. È abbastanza vero che appunto nell'immaginario collettivo la Langa bella è la langa che io chiamo pettinata vite, cioè non certamente appunto la Langa boscosa come l'Alta Langa, e quello è bello, e bello è anche ricco, perché ovviamente appunto è stato venduto quando è 2 o 3 anni fa che è stato venduto mezzo ettaro a 5 milioni di euro nella zona di Gaia. Quella è cultura praticamente. Se tu appunto vai appunto nell'Alta Langa e dici che sono dei poveretti, cosa continuano a vivere lì? Ma mettiamoci appunto le bollicine come stanno facendo, e la Ferrero mettiamoci appunto i noccioletti, perché devono produrre. Cioè, la cultura è questa qua. No? Scusate, apro una piccola parentesi, mi è consentito, non so se siamo così fuori. Il fatto che, mi ricollego a quanto si diceva prima, del fatto che non bisogna però puntare solo sul turismo, e però mi ricollego anche al fatto che si parlava di Fast and Furious e dell'Eurofesti. Parliamo della città di Torino. La città di Torino è in profonda crisi, questo non c'è nessun dubbio. Sta scommettendo praticamente in buona parte anche sul turismo, no? Quindi i grandi eventi. C'è un grande evento dopo l'altro, piccoli, medi, grandi eventi uno dopo l'altro. Il sindaco di Ormea l'altro giorno mi ha detto, io sono in contatto appunto con l'amministrazione comunale di Torino, mi hanno detto che l'Eurofestival ha portato 3.500 turisti, 3.500, cioè un'inezia praticamente, per un casino appunto che ha fatto tutta Italia, l'Eurofestival eccetera. Il ritorno poi in realtà anche dei grandi eventi, lasciamo perdere Cortina che distruggerà le proprie montagne con le Olimpiadi, lo sta già facendo, ma anche con questi eventi, cioè non si può puntare soltanto su queste danate, non so, cioè, scusate il termine. Il parco dell'Olimpia, 1 milione di euro per ripristinarlo dopo l'Eurovigna, un milione di euro per ripristinare. Siamo arrivati a 1 milione, io ero fermo a 20.000 per la ricordatura del prato. Se lo dice la stampa sarà vero. Conoscete sicuramente i casi di Epposi, cioè delle stazioni di bambini popolati che poi hanno cominciato a vivere, e cosa che è notato, qual è stato il meccanismo che ha cambiato le cose in quel caso, cioè se è stato un po' di giovani che sono arrivati a un certo punto, poi la cosa si è estesa, oppure c'è stato un finanziamento dall'alto, cioè cosa che... Qual è il meccanismo? Guardando a quello che posso dire in termini... No, non sai che del positivo devi parlare tu. No? Mi auguro sicuramente anche per te hai un lato nella tua anima. Che... No, sì, nel libro Lontano da Farinetti ho raccolto delle testimonianze anche di giovani che hanno fatto questa scelta, però monadi praticamente, cioè il ragazzo che ha fatto appunto questa scelta, ma non è che tutto attorno poi altri l'hanno seguito, quindi... Ostana può essere un esempio, tutto poi tutto il discorso, ci vogliono appunto degli amministratori che siano un pochino con la mente aperta, ci vogliono dei giovani che vogliano creare un po' più di rete culturale, umana, anche perché nessuno va a chiudersi ormai in montagna se è da solo,
e ci vogliono dei finanziamenti, naturalmente. C'è stata questa grossa polemica, adesso tutti guardiamo un po' con terrore a Elva, no? E tutti questi milionati di euro che arrivano dall'Europa. Ci sono professionalità anche molto tra i giovani che riescono a intercettare, sanno come aprire i rubinetti europei, perché leggono in inglese, hanno capacità di compilare i bandi, i moduli e tutta la trafila burocratica. Quindi un esempio può essere quello, dove ci sono un fiorire di iniziative ed è anche molto dovuto all'amministrazione. Altri esempi più individuali ci sono in Altalandia, però anche da noi, nella zona da noi, che vado nel Moregalese, ci sono ragazze che hanno cominciato a coltivare cereali di diverso tipo, fanno il pane, vanno sul mercato, si mantengono tranquillamente facendo attività. Non c'è ancora un sistema di rete. Abbiamo l'esempio qua a Torino di Panacea, che sono dei giovani che hanno acquistato appunto i terreni a Supinigi e hanno, appunto, li hanno cominciato a coltivare, ed è un'azienda che funziona benissimo, quanto io sappia, insomma. Fare il pane, con le differenze che ci sono anche con gli aumenti tra il costo della granella e la pagnotta cotta, ci lavoro e ci arrendo ampiamente. Quindi veramente è stato sempre un furto, il divario di prezzo tra un chilo di frumento e un chilo di pane. Assurdo, la media. Quindi c'è spazio per aziende che producono e facciano anche la panificazione. Qualche cosa in Val di Susa mi pare che c'è qualcosa in atto, ecco. Così come ad esempio a Dormea c'è qualcosa in atto in piccolo per quanto riguarda le erbe officinali e la trasformazione. C'è una cooperativa che tra l'altro adesso è collegata con il gruppo Adele, che ha avuto dei finanziamenti e quindi vive i giovani. Peraltro non tutti italiani, anche qua ci sarebbe discorso che molti sono immigrati. Perché tra l'altro Ormea è stato il centro di eccellenza proprio di accoglienza di immigrati, e molti si sono fermati, si sono trovati bene, e va bene così, per la carità. Non è detto che siano o che debbano essere tantomeno appunto italiani, sono appunto ragazzi che... La parte della storia delle Alpi ci ricorda che il NIE alle sue Alpi a via via rinforzare... Ce ne sono state tantissime, quindi continuiamo sulla stessa traccia antica. Come certi pastori dell'est, no? Che ormai sono... Però devi aiutare comunque i ragazzi, devi dargli un incentivo. Io non vedo perché una coppia che sta qua a fare la fame a Torino a lavorare in un call center o a pignattare in un bar... Guarda, al TG3 l'altra sera c'erano una coppia di giovani pubblicitari milanesi che non potevano più vivere in città, dove sono andati a finire a Cessole, che è un piccolo comune, non so se Cuneo o Asti. Mi pare. Sì, ma l'avevo letto adesso, che mi dicevo, l'ho letto. Esatto, perché tu hai detto, noi abbiamo la rete, qua riusciamo a fare i nostri lavori, però viviamo con l'aria buona, se abbiamo un pezzo di terra, si sta bene, qui la gente ci ha accolti benissimo, addirittura ci è costato pochissimo per prenderci una casa. Ma ci sono delle cubature, anche per dire i termini economici, di ormai appunto gli anziani... muoiono, ci sono delle cubature acquistabili che per fare famoso un euro, no? Sì, è vero che poi per essere risorse si spenti, però punto di partenza mai la terra, naturalmente, intorno. Poi hai un bene che secondo me è fondamentale, che è l'aria, l'aria vivibile, respirabile. Io penso ancora per 10 anni, 20 forse, no? Però l'altro giorno, adesso lasciatemi parlare di media, perché io sono giornalista, ma c'era un titolo, non ricordo più, faccio finta di non ricordare dove fosse, ma diceva l'aria di Torino è più pulita. E poi sotto, ma nelle stesse, mi sembra un titolo a 3 righe, e sotto c'era scritto l'inquinamento si mantiene sempre di 2/3 più alto del consentito, dei limiti di legge. Quindi pensate
che razza di opla mentale, di salto mentale bisogna fare per fare un titolo di quel genere? Cioè, perché è migliorata magari dello 0,0, anche nei media bisognerebbe avere molta più attenzione da questi. E questo è proprio stato, il Covid ha dato una botta alla nostra categoria di pensione, però si è comprata tutti i giornali principali, mezzi di informazione. Sì. È una cosa vergognosa. Però sono in grave crisi, comunque. Sì. Sono in grave crisi, però lì ci sono arrivati i soldi, sì. Perché la Lizzi è stata rifinanziata da Draghi, grazie alla... Ma se nei media, noi avevamo una pagina, e forse ce l'abbiamo ancora virtuale adesso, ma se comunque la montagna viene trattata appunto nei temi che dicevo prima di mentalità, se viene trattata solo come performance, come... appunto alpinismo, scalata, corsa, tutte cose bellissime, ma solo in quei termini lì, senza pensare alla gente che ci vive o che ci potrebbe andare a vivere. Allora di cosa stiamo parlando? Cioè vai a fare appunto proposte che siano legate al territorio, alla cultura, alla gente che c'è. No, solamente se c'è stata la grande impresa, allora si può parlare, o la tragedia, perché lì si va anche sul nero. Bene, io ringrazierei i nostri ospiti perché abbiamo già passato l'ora massima. Spero che sia stata una buona esperienza come è stata per me. Io vi inviterei a mettermi in società, voglio dire. Faremo un'unione, trameremo qualcosa. Anche con la presa Cavallero. Indispensabile. La prima delle interviste sarà sicuramente con lui. No, grazie davvero, è stato veramente istruttivo quello che sei, secondo lei tutto questo lo sa molto meglio di noi, appunto. Quindi. E quindi attendiamo con ansia. Sì, sì, certo. È soltanto da quando è in pensione che se ne occupa. Quindi attendiamo con ansia vostre prossime novità, però nel frattempo se qualcuno è interessato a uno dei libri dei nostri amici, io per esempio... Grazie.